Bene, buonasera a tutti. Stasera abbiamo il secondo seminario del nostro ciclo di seminari organizzato in occasione della China Study Tour del 2017. Nel primo seminario abbiamo avuto la prospettiva di un economista che ci ha presentato il suo punto di vista sulle chiavi di lettura da dare alla crescita cinese, ci ha parlato del sogno cinese che in buona parte consiste nel sogno di un futuro di benessere per tutti i cittadini cinesi. Oggi vediamo un po' l'altra faccia della medaglia, perché dal punto di vista numerico questa crescita economica c'è ed è una crescita economica molto importante. Molti cinesi sono usciti dalla povertà in questi ultimi decenni, quindi non si può negare un'importante evoluzione, però come tutti i fenomeni di cambiamento ci sono aspetti positivi ma anche aspetti negativi. Quindi oggi abbiamo con noi la professoressa Ardizzoni, la quale dà la tua specializzazione è sinologa. Sinologa, ok, da sinologa, esperta degli studi sulla Cina, ci racconterà appunto gli aspetti più sociali della contropartita, no, dello sviluppo economico di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Io mi fermo qui e passo la parola a Sabrina che se eventualmente si presenterà meglio. Prego. Va bene, allora buonasera a tutti, ringrazio per avermi chiamato qui e darmi l'opportunità di inserire nel discorso, in questo discorso importante che state facendo, anche questi protagonisti di questo boom economico che sono spesso lasciati un po' da parte, diciamolo. Quindi ho voluto infatti un po' provocatoriamente intitolare questo incontro con l'altra faccia della medaglia, e l'impatto sociale del boom economico cinese, problemi e nuove soggettività. Allora, qualcuno di voi è già stato in Cina? Ok? E studiate cinese? Tutti studiate cinese? Ah, no, ok, va bene, no, questo non è scontato, non si può mai dare per scontato nulla. Quindi, infatti io ho tenuto a mettere anche le parole chiave un po' in cinese proprio per permettervi di acquisire anche questo lessico, diciamo, queste appunto parole, queste guanzhenzi che sono della Cina contemporanea. Quindi voi sapete, quando noi affrontiamo l'argomento Cina, appunto lo affrontiamo sempre da un punto di vista del boom, no? Del boom economico. Voi state per andare in Cina, qualcuno di voi c'è già stato. E come si sta in Cina? Come si sta in Cina? Si sta bene? No? Si sta bene, cioè Cina è diventato un posto facile, è vero? Un posto facile da stare, un posto facile da vivere, da abitare, anche diciamo un posto del benessere, no? Dove possiamo trovare un benessere diffuso, no? Come diceva la professoressa, siamo davanti a un'epoca in cui tutta la vita, l'offerta insomma della vita nella città è l'offerta diciamo di benessere, di beni di consumo ampiamente diffusi, quindi diciamo se andiamo là non sentiamo neanche la mancanza della pizza o degli spaghetti o, no, dal punto di vista dei consumi, del nostro benessere personale. Possiamo parlare, in fondo possiamo parlare inglese, insomma bene o male, soprattutto nelle aziende o nelle università, e quindi noi sappiamo che abbiamo questa punta di questo iceberg, no? Che è una Cina globale, è una Cina che diciamo che dialoga con noi con relativamente poca difficoltà. Cioè imparate quelle quattro cose che ci servono, no, per avere a che fare con queste persone, modalità di vita aziendale o universitaria, di comunicazione, eccetera. Tutto sommato la situazione è piuttosto, ci è familiare, c'è una sensazione oggi come oggi, entrando nell'ambiente della città cinese, entrando a Pechino, entrando a Shanghai, ma anche a Shenzhen, tutto sommato, no? Voi non andrete a Shenzhen, no, andrete a Shanghai, Pechino e Chengdu, e Suzhou, Hangzhou, sono città assolutamente
familiari, dove avremo possibilità di avere dei punti di riconoscimento molto, molto vicini a noi. Ecco. Allora, quello che invece è il sottotitolo, diciamo, di questo mio intervento oggi è Una Cina, mille Cine. Cioè, quello che vorrei farvi un po' così comunicarvi oggi è il fatto che quella è una Cina. Quindi quella che voi vedrete, ma non in questo viaggio, ma non perché questo, in questo è questo il viaggio, ma la prima volta che andate o anche la seconda, quella che vedete tendenzialmente è una Cina. Ma accanto a questa una Cina ce ne sono, io qua ho messo mille, ma avrei potuto dire alla cinese one, no? 10.000, che avrebbe voluto dire shuan, no? 100.000 o i bai wan. Quindi cioè, migliaia, quindi non è una, la Cina è formata da tante realtà, quindi non è che possiamo parlare della Cina o della, di un elemento solo, ma dobbiamo mettere sempre in evidenza la molteplicità e mettere anche in discussione quello che abbiamo davanti. Quindi sia quello che il nostro formatore, relatore, informante ci sta mettendo davanti, ma anche quella stessa cosa che stiamo osservando. Quindi sia nella ricezione di informazioni da parte di chi parla, quindi anche da parte mia, no? Sia nelle ricezioni di informazioni, sia nella acquisizione proprio di un'osservazione oggettiva, di informazioni dirette tramite un'osservazione oggettiva vostra, tenete sempre presente che quello è uno degli aspetti. Quindi cerchiamo di non di mai generalizzare, insomma, mai pensare di avere la verità in mano. Ci serve una chiave allora per entrare, appunto, sentivo parlare della chiave, una delle chiavi di lettura è sicuramente quella del sogno cinese, una chiave di lettura molto attuale, molto più ancora che contemporanea, è proprio attuale, cioè di adesso, di questo momento, questo momento la parola chiave è il sogno cinese. A me piace vedere invece un'altra tipo di avere un altro tipo di chiave, che è questa della molteplicità. Della molteplicità. Allora, oggi affronteremo un bel po' di argomenti. Ovviamente non li affronteremo tutti in maniera molto approfondita, però vorrei concentrarmi, concentrerò solamente per lo più sugli ultimi due, appunto anche tramite dei video così, proprio per farvi vedere, cercare di farvi vedere il più possibile uno spaccato su questa molteplicità. Parola chiave, dicevo, di questa molteplicità, quindi secondo me sono proprio le differenze. Quindi quelle differenze che possiamo trovare all'interno del territorio cinese, possiamo anche chiamarle disuguaglianze. Disuguaglianze è un termine quasi sinonimo a differenze, mette maggiormente peso sul rilievo, sul fatto che si tratta di appunto pesi diversi all'interno di ognuno di questi elementi, non voglio dare un giudizio, quindi parliamo di differenze. Allora, parleremo quindi delle differenze che possiamo trovare all'interno della Cina oggi, in questi, sostanzialmente in questi quattro elementi, in questi quattro grandi ambiti, macro ambiti. Le differenze di classe, le differenze geografiche, le differenze di genere e le differenze tra le generazioni. Allora, se voi andando in Cina, entrando a Suzhou, per dire, dopo essere affascinati dai bellissimi panorami, i mercati, eccetera, guardate la società intorno a voi anche tenendo in mente questi elementi di distinzione tra le varie persone che incontrate sul vostro percorso, bene, vi può aiutare proprio per aprire una porta verso questa complessità. Cominciamo dal primo, che è quello forse un po' più inusuale, le differenze di classe. Inusuale perché? Perché oggi non si parla più di classe. A parte,
La classe è un concetto che ha avuto un ruolo centrale nel XX secolo, soprattutto nel XX secolo cinese, ma oggi più nessuno ne parla. Anzi, sembra quasi che parlarne sia come quasi un tabù. Però io voglio che chi si avvicina alla Cina abbia una prospettiva storica. E parlare di Cina senza parlare di classe non vuol dire impedirsi di avere una prospettiva storica. E impedirsi di avere una prospettiva storica in Cina è pericoloso, perché la Cina è molto legata alla storia. I cinesi sono molto legati alla storia, e soprattutto alla storia della Cina. E in Cina il concetto di classe c'è, esiste, è vivo. Il concetto di classe quindi ha avuto un ruolo centrale nella Cina del XX secolo, un concetto importato dalla concezione sociale marxista, come sapete, ed è stato episteme dell'epoca maoista dal 49 al 79. Non vuol dire che dopo il 79 è finito, però dopo il 79 è diventato anche in Cina quasi tabù. Così come lo è diventato anche da noi dopo l'89. Caduta del muro, eccetera, non ne parla più nessuno. Allora, però noi dobbiamo avere appunto una prospettiva storica. La prima volta che Mao parla di classe è in un testo che ha scritto nel 1925. E cosa dice? Lui dice che il mondo è diviso in tre classi. Quindi nella prospettiva geografica globale, il mondo è diviso in tre classi, la upper class, la middle class e la lower class. Però, dice, noi qua siamo cinesi, abbiamo bisogno di una analisi un pochino più approfondita della società e quindi anche della classe. Allora che cosa faccio? Prendo il concetto di classe e lo divido in due classi ben definite, che sono le classi urbane e le classi rurali, mettendo in gioco una di quelle divisioni che storicamente, a partire dall'epoca Song, o forse anche prima se vogliamo, hanno caratterizzato la Cina e che ancora oggi è molto presente, la distinzione tra queste due grandi classi, le classi urbane e le classi rurali. Le categorie urbane erano divise in questi cinque classi. Le categorie urbane erano quindi cinque: grande borghesia, media borghesia, piccola borghesia, semiproletariato e proletariato. E la categoria invece rurale, le categorie rurali, anche queste erano cinque, ed erano queste che vedete qua, ossia i grandi proprietari terrieri, piccoli proprietari terrieri, i lavoratori proprietari, i semiproprietari e i lavoratori agricoli. Quindi di tutte queste categorie Mao che cosa fa? Quindi individua questi due grandi gruppi di classi e quindi fa un'analisi ancora più ristretta. E che cosa dice in un altro testo del 57? Dice che molte cose non si imparano solo dai libri, ma devono essere studiate da coloro che producono, dagli operai e dai contadini. Quindi Mao, voi sapete, Mao era un pedagogista sostanzialmente, era uno, oltre ad essere un poeta, un letterato, però era sostanzialmente un maestro. Allora in questo suo essere maestro, lui diceva, chi sono i nostri maestri? Chi sono i nostri, da chi dobbiamo imparare? E lui diceva, dobbiamo imparare da quelli che producono, cioè dagli operai e dai contadini. Questo nel 57. In tutto il suo percorso, in tutto il suo percorso del Novecento, la classe tra queste che abbiamo visto adesso, quella che lui privilegiava quindi, era quella degli operai e dei contadini, ma ancora prima dei contadini. Quindi operai e contadini in cima, ma ancora più in cima i contadini, quindi la classe rurale. E ancora più in cima i contadini poveri, quindi non i proprietari terrieri, ma i contadini poveri. Quindi proletariato, semiproletariato rurale, diciamo, cioè braccianti agricoli. Questo è molto importante anche tenerlo sempre a mente andando avanti nella lettura della Cina post-maoista. Quindi la grande differenza che stava all'interno della Cina negli anni del maoismo, quindi voi sapete fino al 76, la
che poi diciamo fino al 79 con l'avvio delle riforme di Deng Xiaoping, la grande distinzione era appunto tra queste classi, con il primato della classe dei contadini poveri. Quindi quella era una differenza di quegli anni. Ma veniamo al punto 2, le differenze geografiche. Le differenze geografiche, dunque voi sapete che la Cina è molto grande, no? Quindi questo è un concetto assodato. Per chi non è stato in Cina mi rendo sempre conto che non è facile immaginare la grandezza della Cina. Cioè chi è stato, quando siete stati, forse vi siete resi conto, avete avuto una sorpresa sulla grandezza del territorio, no? Cioè quanto ci si mette in treno da un posto all'altro, diceva vabbè ma il treno è lento, no? Perché se prendi l'aereo ugualmente ci metti comunque 8 ore per arrivare da una parte all'altra, no? Sei, insomma, ecco, quindi diciamo è veramente un territorio molto grande. Quindi sarebbe banale dire che a territorio grande corrisponde diversità, insomma, no? Se pensiamo alla differenza che può essere tra la Sicilia e la Finlandia o tra, insomma, tra Malta e l'Islanda, no? Ecco, sono sicuramente dei territori o tra il Portogallo e la Croazia. Sono tantissimi. Va bene. Allora, il sistema Cina si identifica, una delle letture che danno oggi gli studiosi è quella di identificare la Cina come un sistema appunto di molteplicità, non tanto basato su un'estensione, quindi per la sua estensione, quanto per la sua molteplicità, differenze geografiche al suo interno. E si parla quindi di Duo Yuan Yi Ti. Avete sentito questa espressione parlando, cioè, nel corso di cinese? Ecco, questo è molto importante. Duo Yuan vuol dire molteplice. Yuan, la conoscete questo termine, no? È quello dei soldi anche, però significa unità, è un'unità. Quindi duo, quindi la molteplicità. Duo Yuan Yi Ti. Questo è un concetto che preso dalla socioantropologia che viene utilizzato proprio per definire la molteplicità geografica della Cina. Molteplicità quindi in che senso? In che senso? La Cina non ha dei confini, storicamente, non ha dei confini come può avere l'Italia. L'Italia ha confini che sono dati dal mare, dalle Alpi, no? Ecco, quindi ha tutta una serie di confini geografici, lo stesso quando si parla, non so, dell'Europa, la si fa finire, no? Solitamente pensando a dei confini geografici. La Cina non ha questi confini geografici. Allora, voi che studiate cinese, cosa vuol dire Zhongguo? Cosa dire? Sì, lui? Beh, sì. Il centro del paese? Ok, un'altra possibile interpretazione? So che questa spiazza sempre. Perché ci dico, sì, il paese del centro? No. Il paese del centro? No, sono i miei studenti, quindi. I paesi del centro. Ricordate che il Guo vuol dire paese o regno, ma vuol dire anche paesi o regni. Quindi, se noi pensiamo alla Cina come una molteplicità, dobbiamo pensare che quel Guo lì, del Zhongguo, significa paesi, lo dobbiamo vedere al plurale. Perché a quale paesi si riferisce? Ai paesi che hanno costituito, no, in epoca Zhou, nel periodo dei regni combattenti, eccetera, costituivano il centro, appunto, della Cina, cioè quella che va dalla pianura, dal fiume azzurro al fiume giallo, e lì in centro, quindi erano questi stati, che poi tra loro entrarono in guerra, e poi si uniscono e formano il grande impero. E poi come fanno? Quindi l'impero come si costituisce? Si costituisce unendo questi stati, questi regni, e questi regni che cosa fanno? Poi si espandono, si allargano, ma in tutte le direzioni. Perché non hanno un confine fisico. Il confine è un confine morbido, sono dei confini morbidi che sono dati dalle interazioni con le popolazioni confinanti. Quindi
non esiste un confine geografico fisso, ma esiste una espansione da un centro che viene di volta in volta nel corso della storia negoziata con i vicini. Quindi tu mi fai un po' di spazio, io vengo là oggi, domani lui mi fa un po' di spazio e viene qua, ma quella lì è sempre Cina. È sempre Cina. In questo andare avanti e indietro, in questo spazio che si creano delle interazioni che creano un movimento anche culturale e antropologico che ovviamente crea di volta in volta delle Cine nuove, una stratificazione di culture, una stratificazione di elementi culturali, no, che si accumulano nel corso degli anni. Quindi quel luogo geograficamente, quel luogo lì, sarà il risultato di una stratificazione culturale di questa interazione, che avviene a tutti i livelli. Quindi, se è vero che la Cina, quindi, ha dal punto di vista geografico, fisico, diciamo, c'è una grossa differenza, perché voi sapete che si va dal deserto alle montagne più alte del mondo, alla pianura, eccetera, però oltre a questo aspetto c'è proprio l'aspetto antropologico che determina questa complessità. E oltre ovviamente al discorso etnico. Ma non vorrei adesso qua parlare delle etnie. Voi non andate in zone particolarmente connotate dal punto di vista etnico, però sapete che in Cina ci sono 55 etnie oltre a quella Han. Quindi questo chiaramente crea tutta una ulteriore complessità che non andremo qui a vedere. Quello che invece ci interessa oggi è la differenza, sono questo tipo di differenze che sono tipicamente differenze geografiche, le differenze che sono tra le regioni costiere e il centro. La fascia dove andate voi, la zona dove andrete voi, viene considerata fascia costiera. Anche se, diciamo, sì, anche su Zhou, Shanghai, certo, e Pechino, è considerata fascia costiera, quindi la regione che sta a est, che si affaccia sul mare, no? Però dovete sempre pensare che quella è una striscia minima rispetto a tutto quello che c'è dietro, no? La grande coda della gallina. Quindi, e lì, cioè, sapete, avete mai sentito parlare di questa espressione che dicono i cinesi? Che i cinesi dicono che i fiumi vanno da ovest a est in Cina, perché la fascia costiera è così piena di gente, di soldi, di risorse, di denaro, che è tutta un po' inclinata da quella parte là, no? Quindi i fiumi scorrono da est verso ovest per quel motivo lì, insomma. Quindi c'è tutto un flusso di persone, di ricchezze, eccetera, che va sempre più a inclinare la situazione verso, a favore, diciamo, delle zone costiere. La differenza città-campagna è una differenza, una dualità centrale, diciamo, in quello che stiamo per dire oggi, così come la differenza tra le regioni di confine e le regioni del continente, quindi le zone di confine, quindi se noi guardiamo la parte del Dunbei, il Dunbei, la Mongolia, tutte le regioni che sono nel Xinjiang, Tibet e poi quelle della zona sud, quelle sono le cosiddette regioni di confine, rispetto a quelle invece della zona più centrale, quelle che sono tradizionalmente del Zhongguo, degli stati di mezzo. Quindi queste sono le differenze centrali che dobbiamo sempre tenere in mente. Tra queste, quindi, se prima avevamo un duo yuan iti, quindi una molteplicità, qua invece consideriamo la r yuan iti. Adesso voi dite, ma si dovrebbe dire liang? No, va bene così, r yuan iti. R yuan iti, cioè il dualismo proprio, città-campagna. Questo perché è proprio una frase fatta e quindi si dice così, insomma. Dualismo città-campagna. Allora,
Per capire questo dualismo città-campagna, oggi vi faccio pochi nomi, però qualcuno ve lo faccio, Mao Zedong lo conoscevate, forse Fei Xiaotong non lo conoscete. Fei Xiaotong è un antropologo molto importante, in pratica è stato il primo antropologo, il fondatore dell'antropologia in Cina, e nel 1947 scrive un'opera molto importante che è tradotta anche in inglese, che è con From the Soil, in cinese è Xiantu Zhongguo. Xiantu Zhongguo è tradotto appunto nel 92, quindi From the Soil, e in questo testo dove lui parla appunto del Xiang, cioè della campagna, sapete, Xiang vuol dire campagna, Tu è terra, quindi Xiang Tu è proprio la terra della campagna, e parla dell'importanza di questo elemento nella cultura cinese. E ci dice appunto che la società cinese fondamentalmente è una società rurale. Quindi questo entra un po' in collisione con quello che andrete a vedere, con quello che tutti quelli che vanno in Cina per la prima volta, no? Si trovano di fronte grandi grattacieli, una grande urbanizzazione, si sente parlare di questa urbanizzazione, no? Però in realtà il fondamento della società cinese rimane fondamentalmente rurale. Perché? Cosa vuol dire una società rurale? Vuol dire che sta in campagna? Non solo. Non è solo una collocazione geografica, non è solamente la differenza tra Modena e Pavullo. La distinzione vuol dire tra società basate sul rito e i costumi, cosiddetto Lisu, e la società basate sulla legge e sulla ragione, cioè sul fa lì. Allora, la legge, cioè il fa lì, vuol dire che hai un elemento esterno, oggettivo, che regola questa società. Nella società, invece, società rurale, appunto, viene regolata dal li su, quindi dal rito. Sapete cos'è il rito, no? Nella società, nella cultura, nella filosofia, nella storia del pensiero cinese, il rito è proprio il fondamento, no? Nel rito e nelle consuetudini, quindi nelle consuetudini del rito o nelle consuetudini rituali, cioè quelle che regolano, quelle norme consuetudinarie che regolano le relazioni tra le persone. Quindi, diciamo, se la società governata dal fa e dal li, hai un ente oggettivo esterno, dichiarato, che sta al di fuori, diciamo, dell'elemento umano, nel li su, nella società governata dal li su, hai invece questa regola viene dall'interno stesso e viene dettata dalle stesse relazioni, interazioni tra i rappresentanti, tra i membri di questa società. Allora, in questo tipo di società è molto importante quindi il shuren, cioè le persone che conosco o riconosco. Quindi io so che il Xiao Wang è il figlio di Lao Wang, che era il compagno di classe di mio nonno, e quindi ho con lui un rapporto di conoscenza, per cui so come regolarmi. La regola tra me e Xiao Wang viene data da questa conoscenza, da questa frequentazione e da questa anche storicità della conoscenza. Elemento importantissimo. Nella società agraria, quindi, essendoci familiarità tra gli individui, la collaborazione e la cosiddetta interazione pacifica nasce spontaneamente. Cioè, io so che Xiao Wang è il nipote del compagno di classe di mio nonno, quindi so esattamente come comportarmi con lui, posso con lui aprire un'agenzia di compagnie telefoniche. Tranquillo, perché so che il nostro rapporto non verrà mai scalfito da niente. Perché c'è questo lì alle spalle, siamo coperti da questo lì, abbiamo questa garanzia
Questa cosa che ci garantisce Miu Xiaowang e Taowang, cioè il Laowang era il. Quindi sicuramente non c'è possibilità di diciamo che questo nostro accordo venga reciso arbitrariamente da una delle due parti. È un accordo solido. E quindi l'interazione all'interno di questa società è sicuramente un'interazione pacifica, perché tutto è regolato quasi automaticamente da questo lì. Questa è un po' quello che nel sogno di Xi Jinping vuole essere la He Xie Shi Hui, cioè la società armoniosa, no? Avete parlato della società armoniosa, no? Quindi la società armoniosa cosa vuol dire? Che tutte le parti sono in interazione pacifica e quindi, benissimo, no? E quindi non c'è bisogno di intervenire, non c'è bisogno di nessun intervento esterno. Quindi questa interazione pacifica, questa società armoniosa, viene di fatto, se ci guardate, proprio dalla conoscenza, dalla frequentazione, dalla conoscenza, dalla ricostruzione storica dei rapporti e soprattutto dal rispetto del lì. Allora, chi di voi è stato a Pechino? Pechino? Non va. No, allora, non so se avete visto, quando ci sono i cantieri, i cantieri di Pechino, io chiedo Pechino perché ho visto quelli, non lo so se ci sono magari a Shanghai, ma l'ultima volta sono stata a Shanghai nel 92, era un attimo diverso. Allora, a Pechino ci sono nei cantieri, almeno fino all'anno scorso direi, settembre dell'anno scorso, tutti i cantieri sono ricoperti da delle immagini che ritraggono appunto dei momenti importanti di lì, cioè di ritualità tra le persone. C'è il bambino che porta il messaggio, che fa il massaggio, il bambino che fa il massaggio alla mamma o alla nonna, quello che apre la porta, no? È tutto molto regolato da tutta una serie di una propaganda oggi, da una propaganda che si basa proprio sulla spingere, insomma, fa molta pressione su questi aspetti legati alla così alla interazione pacifica, uno sviluppo spontaneo di un rapporto pacifico tra le persone, tramite il rispetto del rito. Quindi vuol dire anche la cortesia, ma è anche qualcosa di più. Quindi c'è una forte corrispondenza tra la società armoniosa e il sogno di Xi Jinping. Cioè, sostanzialmente, il sogno, il Chinese Dream di Xi Jinping è basato sulla società armoniosa. Però cosa succede? Che in realtà, qua c'è la grossa contraddizione, la società moderna non si basa sul lì su, si basa sul fa lì, si basa sulla ragione e sulla legge. Perché noi abbiamo una cosa che si chiamano contratti, cioè delle cose, quindi già questi contratti fanno parte del fa, non fanno parte del lì. In certe situazioni, appunto, se io parlo con Xiao Wang, io sono Xiao Li, tra Xiao Li e Xiao Wang non si fanno contratti. Diventa molto, molto offensivo fare un contratto, perché il contratto fa parte del fa. Invece io rimango con Xiaowang, io rimango sull'ambito del lì. Quello è, e quindi diventa proprio offensivo parlare di contratto. Il fa, cioè il contratto fa parte del fa, benissimo. Quindi la società moderna si basa sul fa lì, perché il fa che cosa fa? Regola una società di sconosciuti. Cioè la società urbana, la società moderna, è un agglomerato di persone che non si conoscono. E quindi ho bisogno di una cosa esterna, di un elemento esterno che garantisca i rapporti tra queste persone. E quindi ecco l'intervento di una cosa abominevole che si chiama contratto. Ma assolutamente necessarie per qualsiasi cosa, perché a quel punto non hai nessun altro tipo di legame se non sei il nipote del compagno di classe, del nonno. Quindi la società moderna si basa sul fa lì ed è creata da sconosciuti e quindi richiede un'interazione continua con sconosciuti. E tra questi sconosciuti noi chi siamo? Siamo i Laowai,
Eh? Avete sentito questa espressione? Conoscete questa espressione? Chi è stato in Cina la conosce? Lao Wai, cosa vuol dire Lao Wai? Letteralmente vecchio fuori, insomma, è colui che per consuetudine, questo Lao, non nel senso di vecchio, ma proprio nel senso di consuetudine, per consuetudine è fuori, è uno esterno, è un Wai Guozhen, quindi rimarrà sempre un Wai Guozhen. Quindi noi siamo i Lao Wai, e quindi questi Lao Wai siamo gli sconosciuti per eccellenza, soprattutto se non abbiamo storia all'interno di quella società. Questa differenza, quindi degli stranieri, ma in generale tutti all'interno dell'ambiente urbano, è anche una delle cause del conflitto città-campagna. È chiaro questa cosa? Siete d'accordo? Chi è stato in Cina l'ha sentita mai questa espressione tipo Lao Wai, Lao Wai? L'avete sentita? Vi hanno mai indirizzato come Lao Wai, Lao Wai? Sì? Spesso. Esatto, è come quasi, adesso è diventata come un'abbreviazione di Wai Guozhen. Quindi anche il bambino dice, ti guarda, dice, oh guarda uno straniero, c'è questa cosa, dice, ah, Lao Wai, Lao Wai. Allora, questo Lao Wai oggi appunto è una cosa appunto, diciamo, così, un modo di dire, insomma, un modo per chiamare gli stranieri. Però teniamo presente che dietro c'è questo significato storico, diciamo, importante, storico-antropologico importante. Questo per il Lao Wai. Per quello che riguarda il rapporto città-campagna, la non conoscenza, quindi, delle persone, può essere una delle cause del conflitto tra le persone. Il fatto che io sono una persona di città, con una persona di campagna, lui ha un codice, io ne ho un altro, capite che qua si può creare effettivamente un conflitto. Per chi di voi si interessa di storia del XX secolo, dal 66 al 76 c'è stato questo grosso movimento di studenti dalle campagne, cioè dalle città alla campagna, quello che veniva chiamato il Cejin Xiaxiang, Cejin, cioè i giovani intellettuali vanno in campagna. Allora questi andavano in campagna e cos'era questo? Era stato anche un tentativo di mettere in comunicazione, proprio in contatto, cioè di rendere Shuren i giovani della città con i giovani delle campagne. E questa cosa in parte anche ha funzionato, perché se noi pensiamo a molti degli scrittori, Moyen stesso era un Cejin Xiaxiang, cioè era uno che era stato mandato in campagna e nella sua esperienza letteraria, nella sua esperienza di produzione letteraria, ha avuto un forte attaccamento con la terra di cui dove è stato mandato in campagna. E come lui, tanti, Alai, insomma, tanti conosciuti e meno conosciuti, sono stati segnati da questa cosa e hanno creato un legame indissolubile con il paese dove erano stati mandati in campagna. Quindi hanno creato questo Shuren. Quindi hanno creato questa conoscenza, sono diventati dei Shuren. Allora, il nostro buon Fei Xiaotong era ancora vivo nel 94, è morto nel 2001, e appunto ancora nel 94, quindi parlando di una società oramai, diciamo, nuova, no? Era già una società di Deng, era già avanza, ma moderna, diciamo, parlava proprio di del fatto, come vedete, che dicendo che la società moderna è creata da stranieri, estranei, qua strangers non vuol dire stranieri ovviamente, vuol dire estranei, da persone estranee, no? Che non sono in grado di incorporare, quindi di inglobare le basi di costumi consuetudinarie della società rurale. Quindi questa è una cosa importantissima. E rifiutando le consuetudini della vita rurale, la gente moderna che cosa fa? Arriva proprio anche a denigrare, a diffamare tutto quello che è rurale.
il villaggio rurale non è più un posto dove le persone di successo vogliono ritornare. Questo è anche un elemento molto importante. Allora, quando io sono stata in Cina la prima volta nel 92, era già un momento in cui contadino, la parola contadino, era diventata un insulto. Quindi pensate alla differenza dal 70, fine 76, diciamo l'epoca, tutta l'epoca maoista, quando i contadini erano, vi ho detto prima, all'apice, no? Erano proprio sulla cima, della vetta, al vertice della gerarchia sociale, improvvisamente nonming diventava sinonimo di ignorante. Anche in italiano ci sono diverse espressioni, modi di dire, che vengono utilizzati, no? Penso a qualche dialetto, non so se esiste a Modena, mi viene in mente a Milano, anche delle espressioni molto, no? Da feu, anche queste cose. No? Quindi queste persone che sono da fuori, no? Quindi che non conoscono le regole del posto. Allora questo diventa, il contadino diventa proprio uno che non sa. Quindi, nella Cina di Deng nascono dei forti problemi di discriminazione, perché se nel Novecento, la Cina di Mao, la categoria soggettiva dei contadini poveri era in cima alla scala gerarchica, nel Novecento denghista, che abbiamo ereditato oggi, perché adesso siamo ancora lì, no? Cioè Xi Jinping di fatto cosa fa? Si mette in continuità con la Cina di Deng, arrivato oggi la gentrificazione sociale ha scalzato la classe contadina in favore delle classi urbane. Quindi oggi in cima a questa gerarchia non c'è più il contadino è finito sotto. E sopra chi c'è? Questo me lo dovete dire voi, questo lo sapete voi chi c'è sopra. Altra differenza, differenza di genere. Non mi soffermerò molto sulla differenza di genere, anche se è un argomento che mi interessa molto. Prospettiva storica, nel 1950, quindi subito dopo, appena fondata la Repubblica Popolare, 1 ottobre 1949, nel 1950 entra in vigore una nuova legge che, sul matrimonio, che dice che gli uomini e le donne sono uguali sostanzialmente, abolisce il matrimonio combinato, abolisce il concubinato, abolisce la forzatura dei matrimoni forzati, impone alle donne e agli uomini di sposarsi solamente in età adulta, perché prima veniva. Quindi diciamo un grosso sforzo dal centro, si fa un grosso sforzo per dare dignità al lavoro, alla figura della donna e alla posizione della donna nella società. Altro momento importante, quando muore Mao, invece, che cosa succede? Che entra questo slogan, sapete che gli slogan ci aiutano anche per capire la storia, la società, la cultura cinese, lo slogan delle donne che reggono la metà del cielo. L'avete sentito questo slogan? No? No? Bene, è una cosa che si trova anche oggi, a volte sui giornali anche si viene fuori questa, l'altra metà del cielo, no? Quando si parla dell'altra metà del cielo ci si riferisce alle donne e si parla proprio dell'altra metà del cielo perché ci si riferisce a questa espressione, che è entrata diventata molto popolare nella Cina negli anni 80, quindi nella Cina di Deng, diciamo, mettere più peso sul piatto della bilancia delle donne, soprattutto nel momento in cui aveva inserito la cosiddetta politica del figlio unico. Vi ricordate, sapete di questa cosa, per cui nel 1979 Deng dice non si possono avere più di un figlio, no? Nelle campagne due, ma in città uno. Allora lì cosa era successo? Che quelli che invece avevano il primo figlio era femmina, dicevano no, io ne voglio un altro, no? Allora lui dice, risponde con questa campagna di propaganda in cui si dice le donne reggono l'altra metà del cielo. Quindi, e questa è una, vuol dire che le donne sono molto importanti, quindi che il primo figlio sia maschio o femmina è uguale, va bene, devono andare bene tutti. E che cosa dice? Attribuisce questa frase a Mao Zedong, ma Mao Zedong non l'ha mai detta. Oppure sembra che l'abbia detta, ma sicuramente non l'ha mai scritta. Comunque,
Va bene, avrebbe potuto, diciamo, però questo fa parte un po' di tutta quella mitologia che viene detta intorno a Mao Zedong. Allora, quindi questi due grossi momenti hanno avuto, ci sono stati questi due grossi momenti, 1950 e 1979, in cui il discorso femminile, è stato preso, diciamo, da parte del governo, da parte centrale, del governo centrale, con passione. E si è voluto far vedere come la donna fosse uguale all'uomo, quindi l'uguaglianza uomo-donna. In risposta a che cosa? In risposta ad una tradizione, che era la cosiddetta, la tradizione che noi possiamo, oggi ne sentite parlare come tradizione confuciana, in risposta a una tradizione confuciana che vedeva il rapporto uomo-donna come un rapporto fortemente squilibrato. Quindi molto gerarchizzato, molto asimmetrico. Quindi la donna stava in una situazione di sottomissione totale rispetto all'uomo. La donna non poteva uscire di casa. Sapete anche della questione dei piedi piccoli, no? Dei piedi fasciati, quindi per materializzare, diciamo, per rendere evidente concretamente la sottomissione della donna e la richiesta di immobilità. No? Della donna le venivano proprio fasciati i piedi, sapete la cosa, no? La questione, i piedi venivano fasciati, venivano da piccoli a 8 anni, sì, a 8 anni si cominciava questa fasciatura in bende, si venivano strette, strette, sempre di più, finché i piedi che dentro le bende continuavano a crescere, crescevano ma le ossa si spezzavano e quindi il piede diventava. Veniva così, insomma, e la donna arrivava ad avere dei piedini così, di questa, più o meno di questa dimensione, e solo così avrebbe potuto trovare marito, solo col piede fasciato, perché il piede fasciato era garanzia di virtù di questa donna. Quindi la donna veniva limitata anche nella sua, proprio nel suo movimento fisico, nella deambulazione. Ma soprattutto era un limite proprio anche morale, di sottomissione totale e psicologico. Le donne non studiavano, no? Non andavano a scuola, non esistevano scuole per le donne, scuole femminili. Le scuole femminili sono venute solo alla fine dell'Ottocento. Però nella società tradizionale confuciana, se una donna voleva studiare, doveva fare come Mulan. Cosa ha fatto Mulan? Si è travestita da uomo. Se no, da donna non si poteva, non si poteva, non poteva andare a studiare, no? Quindi questa era la tradizione a cui la campagna del 1950, cioè la legge matrimoniale del 50 e la campagna del 79, delle donne reggono l'altra metà del cielo, andava a rispondere. Era questo tipo di tradizione. Oggi che cosa succede? Che questa tradizione, in parte, diciamo, non completamente, però viene ripresa. Viene ripresa in nome di una identità nazionale. Quindi oggi si parla di confucianesimo, anzi è meglio di neoconfucianesimo, anzi meglio di neoconfucianesimo. È vero? O post-neoconfucianesimo. Allora, questo post-neoconfucianesimo o neo-neoconfucianesimo che cosa vuole fare? Vuole riprendere, vuole segnare una continuità con la cultura del passato, dicendo che quella è la cultura tradizionale, è la cultura proprio di noi cinesi, del Zhonghua, e qua bisogna dargliene atto, in qualche modo epurarlo da queste cose che sono, diciamo, difficili da inserire in una città, in una società moderna, però non è un'operazione semplice. Quindi quello che di fatto, se per esempio non c'è un ritorno, non ci sarà mai un ritorno alla tradizione del piede fasciato, cioè questa è una cosa che nessuno mai oserebbe dire, no, bisogna rifasciare i piedi, no? No, questo assolutamente no. Però è chiaro che la differenza, o meglio in questo caso proprio la disuguaglianza tra la parte femminile della società o della famiglia e la parte maschile, in qualche modo sta da qualche parte, torna fuori. Quindi questo ritorno alle
Tradizioni, attenzione, perché può essere una cosa bella, Shan Yun, tutte queste cose carine, però può nascondere anche tutta una serie di problemi legati ad un ritorno di politiche di disuguaglianze o di culture di disuguaglianze, non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista proprio culturale. Quindi questa società armoniosa di Xi Jinping, questa He Xie Shi Hui, è armoniosa appunto, ma in modo molto ideale, perché al suo interno presenta delle forti differenze e contrasti che noi abbiamo visto tra città campagna e tra città campagna, tra il genere, tra i diversi generi, e in una divisione territoriale che si manifesta anche in quelle che sono le zone di sviluppo, delle ZES, per esempio. Voi sapete che sono le zone di economiche speciali, no? Le zone economiche speciali, appunto come Shenzhen, ma anche come Chongqing, ma anche come, vabbè, la prima, Xiamen, sono Donghua, insomma, sono quelle zone che vengono identificate come aree privilegiate per lo sviluppo, no? Quindi lo Stato lì mette tanti soldi fondamentalmente, e quindi quella è un'area di sviluppo. Poi quelle che sono invece accanto, vabbè, ci pensiamo dopo, verrà naturalmente. Quindi questa società armoniosa di Xi Jinping di fatto è, o comunque appunto in continuità con quella di Deng Xiaoping, ha acuito questa divisione e queste divisioni, queste disuguaglianze tra città campagna, tra uomini e donne e all'interno del stesso territorio, tra le zone di sviluppo, tra diverse zone di sviluppo. Ok. Domande fino a qua? Le differenze sul lavoro. A questo punto diventa importante parlare anche di lavoro e di contratti. Che cosa succedeva? Chi lavorava nella Cina, nella Cina degli anni 50? Dagli anni 50 al 79. Chi lavorava? Come lavorava? Lavoravano all'interno di fabbriche, di comuni, di Dangwei, unità di lavoro, che garantivano al lavoratore che cosa? La cosiddetta ciotola di ferro. Anche questa è una metafora che viene utilizzata ancora oggi molto spesso, anche proprio a livello giornalistico. La ciotola di ferro, o anche in ambito, sì, anche in Cina, eccetera, insomma, se ne parla molto di questa Tiewan. La Tiewan è appunto la ciotola di ferro, vuol dire che quello che io, il mio riso quotidiano, ce l'ho garantito tutti i giorni. Quindi ho il riso quotidiano, vuol dire che ho da mangiare, ho la casa, ho le cure mediche essenziali che funzionino, insomma, così così magari, però ce le ho. Ho l'ospedalino sotto casa, ho la scuola, insomma, tutte quelle cosine lì venivano garantite da questa cosiddetta Dangwei, o dalla fabbrica o dalla comune per i contadini. Col 79 ovviamente, quindi la prima cosa che ha fatto Deng Xiaoping, che cos'è? Smantellare il sistema della Tiewan, no? Quindi per andare nell'economia di mercato che conosciamo oggi. Allora, nell'economia di mercato il Tiewan da cosa è stato costituito? Da un contratto di lavoro. E il contratto di lavoro, come in Italia, contiene, cosa c'è nel contratto di lavoro? Il nome, l'indirizzo, il codice fiscale e le garanzie, Quindi io ti do i soldi che ti do, quindi il salario, il salario mensile, settimanale, orario, quello che è, più i contributi. No? Noi abbiamo i contributi, abbiamo l'INPS, abbiamo cioè l'INAIL, abbiamo, no? Abbiamo la pensione, abbiamo tutti quelli che sono i contributi che sono dentro la busta paga del lavoratore. Allora, anche in Cina il contratto da subito si è configurato in questa struttura di 5 Wubao, cioè le 5 garanzie. E le 5 garanzie, che sono 6, spesso a volte succede in Cina questa cosa, 5 garanzie sono 6, sono appunto la pensione, la sanità, la maternità, gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione e forse la casa.
Allora, se diciamo che fino agli anni 90 tutte queste erano obbligatorie. E dagli anni 90 in poi, dal 93 in poi, tutte queste sono cominciate a diventare via via meno obbligatorie. Quindi cominciamo a togliere la casa, cominciamo a togliere la disoccupazione, cominciamo a togliere la maternità, togliamo la sanità, togliamo la pensione. Finito. Quindi da quella ciotola di ferro che avevamo all'inizio, siamo arrivati ad avere, se va bene, un salario. Oppure di volta in volta le garanzie di fatto sono obbligatorie, cioè non è, è un po' uno scherzo, cioè sono obbligatorie, cioè i contratti di lavoro prevedono proprio le garanzie, però di fatto ne prevedono due o tre di obbligatorie, le altre sono tutte negoziabili, quindi la pensione è obbligatoria, la sanità è obbligatoria e gli infortuni sul lavoro, basta. In realtà le altre non sono obbligatorie. Quindi questo crea una differenza, crea delle differenze all'interno del gruppo dei lavoratori. Quindi i lavoratori, ma che potete essere anche voi, perché io ho molti studenti, anche molti studenti miei che adesso lavorano in Cina, che cosa fanno? Vanno là e lavorano 6 mesi in una ditta che gli dà 0 garanzie, poi dopo si spostano, vanno su un'altra ditta che gli dà 2 garanzie, poi un'altra che gli ha 3, e quindi si muove. Cioè questa cosa delle garanzie, che sono appunto obbligatorie per i cinesi, non sono obbligatorie per gli stranieri, perché? Perché sono la Hawaii. Arriva ad essere proprio anche un elemento di contrattazione tra tutti i lavoratori. E arriva anche ad essere qualcosa che, diciamo, di cui si parla, ecco, uno degli elementi di cui si parla molto anche i giovani, ed è un forte elemento anche questo di differenza. Tra l'altro i contributi salariali variano a seconda della residenza del lavoratore, quindi pensate, io abito a Modena ma vado a lavorare a Bologna, il mio compagno di stanza ha tot contributi, io ho un altro tipo di contributi perché a Bologna i contributi, siccome la vita costa di più, allora lui ha più contributi e invece io che vengo da Modena ho meno contributi, anche se in realtà devo stare a Bologna, quindi insomma, no? Quindi variano a seconda della... Quindi questo crea un ulteriore punto di creazione di disuguaglianze. Quindi avete capito che fino adesso abbiamo capito che quindi la parola, la campagna, è una zona chiave. Dobbiamo considerare la campagna come una zona chiave della lettura della Cina, anche della città. Perché la campagna è, abbiamo detto, Fei Xiaotong ci ha detto che la società è una società fondamentalmente rurale. Abbiamo visto come la campagna è in stretta relazione con la città, vedremo anche in che senso è in stretta relazione con la città e anche col mondo del lavoro. Quindi riflettere sulla campagna e anche visitare la campagna, qua mi sento di dire nei prossimi viaggi andate anche in campagna, noi siamo andati in campagna 2 anni fa e anche l'anno scorso, due viaggi abbiamo fatto, tutti e due siamo andati in campagna proprio perché era fondamentale, secondo me è fondamentale vedere, oppure potete anche andarci da soli, voglio dire, non è che sia vietato. Capire la campagna è molto importante. È molto importante perché? Perché in Cina ci sono 300 milioni di contadini, che non sono proprio pochissimi. La terra coltivabile in Cina è il 10% della terra coltivabile nel mondo, ma sfama il 20% della popolazione mondiale. Quindi la terra cinese è non tantissima, ma è sfruttatissima. È sfruttatissima. E sfama sia loro che noi, mi viene da dire. Però questo trend, qua non si vedrà niente, perché allora, questo è il... Questo è un, appunto, sono i dati dell'Ufficio Nazionale Statistica di quest'anno, quindi sono sui numeri del 2015, perché nel 2016, sapete, fanno l'elaborazione e nel 2017 lo pubblicano. Allora, qua ci dice popolazione totale,
Allora ci dice che nel 1978 erano 9 milioni 620, 96 milioni 259, eccetera. La popolazione urbana, voi lo vedete? Vedete i numeri? Forse da dietro non si vedono. Allora, lasciamo stare i numeri in valore assoluto, guardiamo solamente l'ultimo, gli ultimi due. Allora, nella prima riga c'è il totale, la popolazione totale. Nella seconda riga c'è la popolazione urbana. Nell'ultima riga la popolazione rurale. Allora, se voi guardate gli ultimi due, ossia questi qua, 79, questo è 79-2015, nel 79-2015 abbiamo un aumento annuo della popolazione dell'1% in generale. Ma questo 1% è creato da che cosa? Da un aumento del 4,1% della popolazione urbana ogni anno e una diminuzione di quella rurale dello 0,7% dal 79 al 2015. Ma se prendiamo un'annualità, un range di anni ancora minore, quindi 2001-2015, vediamo che la popolazione totale è aumentata solo dello 0,5, ma questo 0,5 è formato da un aumento di popolazione urbana del 3,5 e una diminuzione della popolazione rurale dell'1,9, cioè quasi un 2%. Quasi un 2% di contadini. E cosa fanno questi contadini? Vanno in città. Questi sono contadini che si spostano sulle città. O vanno all'estero, perché in questi anni anche è aumentata molto anche l'emigrazione proprio all'estero. Però, diciamo, sostanzialmente c'è questo grosso spopolamento delle campagne. Anche il terreno coltivato in questo stesso dossier dell'Ufficio Statistico Nazionale. Ci dice che il terreno coltivato è diminuito. Quindi qua ci deve mettere anche un campanello d'allarme, perché quel 20% della popolazione mondiale deve in qualche modo poter continuare a mangiare con un 310.000 ettari in meno di terreno coltivato e un calo di produzione di cereali dello 0,8. La Cina già da più di 20 anni importa cereali dall'Africa. Sapete questo, l'avete visto questa cosa. La Cina importa cibo. Il 57,35% della popolazione è concentrata nelle aree urbane oggi. Quindi nel 2017 il 57,35% della popolazione è nelle aree urbane. Vuol dire che abbiamo superato il 50%. Ma non è che so sì. Abbiamo superato il 50%. Solo il 39,9% però ha la hukou nel luogo di residenza. Sapete cos'è la hukou? È la residenza. È un po', è la residenza, certificato di residenza, diciamo. Allora, il certificato di residenza, questo hukou, non è come da noi. Io appunto sono residente a Bologna, mi sposto a Modena e cambio la hukou da Bologna a Modena. Oppure sì, lo posso fare, però. Se sono invece a Granarolo, che è zona rurale, Granarolo è considerata zona rurale, quindi se voglio andare da Granarolo a Bologna non lo posso fare. Posso fare, anzi non lo posso fare, neanche da Granarolo a Sassuolo, perché a Sant'Agata Bolognese, non lo posso fare, perché ho una residenza rurale e quindi non posso cambiarla. Posso spostarmi, avere una residenza temporanea là, ma non posso cambiare il certificato, cioè il mio hukou rimane tutta la vita quello. Io donna ho un figlio, quando io ho un figlio, mio figlio eredita la mia hukou. Mentre quindi se io anche sposo uno di città, non acquisisco la hukou del marito, ma mi tengo la mia, il mio figlio mantiene la hukou della campagna. Quindi in questa situazione di grande urbanizzazione, in cui il 57,35% della popolazione è concentrata nelle aree urbane, solo il 39,9% ha la hukou nel luogo di residenza. Esattamente.
i servizi pubblici, quindi la sanità, quindi le scuole per i bambini, sono tutte legate alla Hukou. Se io mi voglio iscrivere al famoso esame Gaokao, no? L'esame finale del percorso, quello che mi permette di, diciamo come sarebbe la nostra, l'esame di maturità, che poi ti permette di accedere all'università, lo devi fare nella tua regione, nella tua città dove hai la Hukou. Quindi anche se hai studiato a Pechino, ma sei dello Shandong, devi andare nello Shandong. Quindi c'è questo dato qui, ci mostra una situazione demografica in forte movimento verso le aree urbane, forse un movimento interno, ma caratterizzata anche da una forte differenza. Le aree rurali sono caratterizzate da standard di vita molto rudimentali, per così dire. Noi abbiamo visto situazioni in cui manca la rete idrica, distribuzione elettrica, strade, eccetera, sono molto molto primitive, possiamo dire. Quindi questa avere la Hukou di campagna e andare verso la città rimane sempre un po', diciamo, un sogno e un'uscita da questa situazione. Allora, l'agricoltura, la campagna, è stata anche influenzata, viene anche influenzata purtroppo oggi, da un aspetto economico molto importante, cioè dopo gli anni 80, durante gli anni 80, Deng Xiaoping ha inaugurato questa politica che voi sapete della Gaige Kaifang, no? delle riforme, dell'apertura. Quindi tra le riforme, una delle riforme più importanti, che cosa ha fatto? Lo Stato si è ritirato dall'obbligo di acquisto dei cereali e dei prodotti agricoli. E ha detto ai contadini, voi potete disporre dei vostri cereali come volete, quindi li potete andare a vendere al mercato, per esempio. Però così facendo, gli ha detto, è una responsabilità vostra vendere, quindi voi potete vendere, quello che vendete è vostro. E allo Stato, a me è Stato, date solo una minima parte, che vi pago poco, però... Questo impegno all'acquisto dei cereali, via via, nel corso degli anni, è andato sempre più diminuendo. Quindi il contadino che fino a 10 anni fa aveva le pesche acquistate dallo Stato, tutte le sue raccolte di pesche dell'anno venivano acquistate dallo Stato, a una cifra bassa, ma insomma venivano acquistate, oggi lo Stato gli dice, tu hai le pesche, benissimo, te le vendi, sei libero di venderle. E hai il tuo reddito, il tuo profitto sarà quello che tu riesci a fare vendendo le tue pesche. Ma il contadino non ha la macchina, non ha le strade, non ha l'energia elettrica, non ha le condizioni per... E quindi si è trovato a fare cosa? A vendere un carico di pesche ogni volta, col treno, eccetera. Quindi con una grande fatica ad avere... Esatto, questo problema della filiera, no? Della filiera, quindi del trasporto dalla campagna alla città, è nato soprattutto dopo gli anni 2000. Prima degli anni 2000 non avevano, ma anche più avanti direi. E sono pochissimi, ma perché? Perché c'è un problema di strade. C'è un problema di distribuzione vero e proprio, quindi le strade non hanno, se non hai accesso al sistema dei trasporti, se non hai accesso al sistema delle informazioni, cioè io so che Xiao Wang, che è sempre quel nipote, no, ha messo su un'agenzia di distribuzione delle cose, delle pesche nel villaggio vicino, ma lo devo sapere e per saperlo devo avere la catena di informazioni. Quindi, diciamo, questo è quello su cui si sta lavorando. Il documento, il famoso documento numero uno che invito a guardare sempre, è il primo documento che viene programmatico che viene emesso ogni anno a gennaio, febbraio, insomma, dal governo,
È dal 2014 che viene messo in rilievo l'importanza della costruzione di una rete di distribuzione e una rete di vendita tra contadini. Prima non c'era nulla. Quindi dal 2014, sono 3 anni, eh? Quello di quest'anno ne parla e parla soprattutto delle vendite online. Quindi le pesche di Xiaowang si venderanno online una volta che Xiaowang avrà messo sulla rete. Ma io ricordo una lezione di economia che ci fecero a Xiamen, di un professore che ci parlò proprio del problema delle campagne e di questo fatto, poiché c'è un grande problema di comunicazione tra il contadino che produce e il mercato. Non c'è comunicazione. Tutti, lui dice, prima c'è un esempio interessante, tutti fanno patate. Poi un anno uno fa le cipolle, fa tantissimi soldi perché sul mercato c'è solo lui e tutti gli altri l'anno dopo fanno le cipolle perché pensano che la richiesta sia la stessa. E in più il problema che diceva dei trasporti, il 10% di tutto quello che viene prodotto viene perso durante il trasporto perché marciscono, perché cadono. 25%. 25%. No, c'è un problema ancora di comunicazione. Lui parlava di questo anche cambiamento che ci deve essere nel tipo di coltivazione, perché è una coltivazione ancora all'antica, rurale, cioè dobbiamo riuscire a ottimizzare le nostre campagne in modo da produrre anche di più, perché comunque importiamo. Esattamente. Certo, quindi questo rimane un problema centrale che viene identificato oggi ancora come uno delle cose, dei problemi da risolvere. Ed è una delle cause appunto dello spopolamento proprio delle campagne. Allora, questo spopolamento delle campagne si vede proprio nella costituzione di queste grosse quantità di masse di persone che si spostano, che si chiamano quindi Liu Dong Ren Kou, quindi popolazione migrante, che si spostano in tutti questi in direzione di cui vi ho parlato. Di cosa vi ho parlato? Città-campagna, cioè campagna-città, poi differenze di cui vi ho parlato. Geografiche? Città-campagna? Abbiamo accennato a quelle periferia-centro, è vero? Periferia-centro, quindi le zone geografiche delle periferie verso il centro, l'ovest verso l'est, quindi le zone costiere verso le zone centrali verso le zone costiere e le zone diciamo rurali o anche urbane ma poco industriali verso le zone cosiddette economiche speciali. Quelli diventano dei forti blocchi, dei forti punti di attrazione, poli di attrazione della migrazione. Delle migrazioni. Oggi come oggi si dice, secondo il censimento del 2010, si dice che siano 277,5 milioni i migranti dalla campagna alle città. 2/3 uomini, 1/3 donne. Pensiamo anche qua a questa disparità di genere. Quindi 277,5 milioni sono tanti, no? Quanto vi avevo detto che erano i contadini? 300 milioni. Non sono tutti contadini, evidentemente, questi, però diciamo sono una buona parte. Li chiamano Mingon. Cosa vuol dire Mingon? Non Ming, 1, 2, 3. Mingon è la contrazione di due parole, non Ming, cioè contadino, e Gong Ren, cioè operaio. Quindi Mingon. Quindi contadini operai. Nel 2017 l'Ufficio Statistico Nazionale dichiara che sono 281,7 milioni. Oggi, quindi questo è sempre quel dossier che vi ho fatto vedere prima. Sulla popolazione totale di 1,383 miliardi, con un aumento percentuale anno dell'1,5. Quindi questo 1,5 lo troviamo qua e l'avevamo trovato là nella diminuzione dei contadini, della popolazione contadina, è vero? Diciamo coincide. Chi sono i Mingun e perché sono importanti i Mingun? I Mingun portano la Cina al secondo posto al mondo per PIL. Cioè quando noi parliamo di questi grossi numeri del boom economico, chi ha realizzato questo boom economico sostanzialmente sono i Mingun.
costituiscono il 90% dei lavoratori nelle costruzioni, quindi quando vediamo tutti questi grattacieli sono fatti da contadini, non ci pensiamo, ma sono fatti da contadini operai, il 90%. Costituiscono il 37,9% dei lavoratori nel manifatturiero, quindi tutte le fabbriche dove fanno gli alberi di Natale, che vuole palle di Natale che poi portiamo qua, o anche i vestiti o gli occhiali o le scarpe, le magliette, sono tutti Mingun. Cioè no, sono 37,9% sono Mingun. Nelle città ricoprono oltre il 50% dei lavoratori nei servizi, quindi servizi a partire dal Fuyuan, dal cameriere del ristorante, dell'albergo, ma anche lo shifu del dormitorio dove andrete a stare, il Pauan del dormitorio dove andrete a stare, il guardiano notturno per dire del dormitorio dove andrete a stare, le persone che sono intorno a voi alla mensa, per esempio i cuochi della mensa, gli spazzini, quelli che vendono le cose al mercato, per lo più sono persone che vengono dalla campagna, quindi sono Mingun. E il tassista, spesso il tassista oggi è Mingun. In generale sono il 30% della manovalanza a basso costo del paese. Questo in generale, quindi non è. Diciamo che nelle grosse città dove andrete voi c'è una grossa percentuale. Storicamente, ecco, ritorno a questa prospettiva storica di cui vi dicevo che è molto importante, erano 30 milioni nell'89 e sono diventati 281 milioni nel 2017. Quindi vedete anche qua sono in fortissimo aumento. No, non è un errore. Esatto, 89-93, 4 anni? Anche no, 2004-2006, sì. E dopo invece si è fermato e dopo si è, adesso siamo su questo trend qua. Non è regolare perché dipende da tantissime cose. E queste sono le cifre ufficiali, quindi anche lì, voglio dire, sono le cifre ufficiali. Esatto, sono probabilmente sottovalutati e probabilmente questo spiega anche forse perché questi salti così. E perché ci interessano i Mingun? Beh, come economisti penso che possa interessare perché quale sostenibilità di un sistema che conta per il 30% sullo sfruttamento di manodopera a basso costo? Cioè il sistema boom è quello che vede nelle campagne sostanzialmente è un bacino di da cui attingere proprio continuamente senza all'infinito di una buona parte della manovalanza a basso costo, con queste debolezze date da queste disparità socio-economiche e culturali di cui abbiamo parlato. Quindi all'economista interessa in questo senso. Al sociologo interessa perché come fenomeno basato su un sempre maggiore dualismo città-campagna, dove l'aumento della campagna negli ultimi 30 anni è del 45%, abbiamo visto prima, no? Oltre che la popolazione, ma anche l'aumento del territorio urbanizzato. Quindi considerando sia il territorio geografico, l'estensione geografica urbanizzata, sia la popolazione urbana, abbiamo avuto un aumento del 45% negli ultimi 30 anni. Quindi, e questo 45% però molto di questo è dato proprio dai Mingun. Agli antropologi interessa in quanto quella dei Mingun è una classe nuova, per una categoria soggettiva urbana che non esisteva prima degli anni Ottanta. Prima degli anni Ottanta non si parlava proprio di Mingun. Se ho capito bene, se sei Mingun rimane Mingun, perché sì. 30 anni in città diventi no, perché no. Non avrai mai un corpo. Esatto, sì. Esatto, anche se adesso c'è un rallentamento nella politica della Kukou, che viene identificata proprio come la cosa più discriminante, per cui ci sono delle riforme. Però sostanzialmente noi vedremo anche adesso, spero di riuscire a vedere i video, non li vediamo, in cui ci sono delle interviste, loro stessi hanno una percezione di sé come Mingun, oggi ma anche domani, anche figli, sempre generazione, oggi siamo già alla seconda generazione di Mingun, cioè quelli che sono oggi Mingun, i loro genitori sono Mingun. Quindi
hanno, cioè, per questo si parla proprio di una nuova soggettività, perché una soggettività è una classe proprio anche che si tramanda. Sì. Ma questi dico, quando vengono nelle città, hanno anche modo di arricchirsi nel tempo o rimangono sempre classi di gruppo? Ma no, si arricchiscono, possono anche arricchirsi, però spesso quando si arricchiscono poi tornano al paese o comunque insomma non sono tantissimi quelli che riescono ad arricchirsi ed anche salire sulla scala sociale. E soprattutto rimane un contadino, perché lo Hukou è la certificazione sulla carta d'identità che ti dice che sei un contadino, però diciamo dopo nel rapporto, nell'interazione, rimane questa discriminazione. Quindi è una cosa abbastanza, appunto discriminante. Ministero dei Trasporti. I trasporti devono gestire lo spostamento di grande massa di lavoratori, soprattutto concentrato durante il periodo della festa di primavera. Se vi capiterà di stare in una città durante la festa di primavera, vedrete che tutti i negozi chiudono, i ristoranti chiudono, le parrucchiere chiudono, le scuole chiudono, nessuno raccoglie l'immondizia. Cioè è l'apocalisse, proprio, perché non c'è più nulla. E i treni sono pienissimi, devi comprare il biglietto mesi prima per essere sicuro di avere il treno. È tra la fine di gennaio e i primi di febbraio. Quindi quest'anno era il 27 gennaio, allora anch'io di solito se mi trovo in Cina in quel momento solitamente vengo via, come dire, perché, no, cioè, o si sta lì, si festeggia, per carità, però non pensiamo di fare un viaggio durante la festa di primavera. Ecco. Quindi è una questione proprio logistica anche di trasporti. Le associazioni femminili e le NGO, le associazioni non governative, si preoccupano per le condizioni delle donne migranti, che sono soggette a sfruttamento ancora più degli uomini, in quanto soggetti deboli di una catena sociale in trasformazione. Quindi le donne all'interno di tutta questa catena sono ancora più deboli degli uomini. A questo si aggiunge, sul discorso femminile, si aggiunge il ritorno ai principi tradizionali della società patriarcale, di cui vi dicevo prima. Quindi questo Zhongnan Qingyu, questa società maschilista patriarcale che vedeva la donna in una posizione sociale del tutto sottomessa alla figura maschile, ritorna, e quindi anche lo sfruttamento delle donne, ad esempio la prostituzione, per dirne una, no? Cioè, quindi questo aumento della prostituzione. Io vi ho detto che la riforma degli anni 50 abolisce il concubinato. Bene, adesso quello che ritorna sono le cosiddette arnai, le seconde mogli, no? Dove essere una arnai per una donna è diventato quasi un onore in certi strati della popolazione urbana e una via di fuga dalla campagna per le donne delle campagne. Quindi la arnai, cioè appunto questa seconda moglie, che non è una seconda moglie ufficiale ovviamente, perché chiaramente non potrà mai avere, no, una cosa, un contratto di matrimonio, però diciamo è difficile pensare il contrario, cioè una donna che abbia un secondo marito, insomma, che allora lì potrebbe in qualche modo, no, mettere in equilibrio, no? Invece quello non pare che non ci sia. Il Ministero dell'Educazione si domanda quale tipo di istruzione fornire ai figli della prima e della seconda generazione di Mingong, in che modalità e in quali spazi fisici. Cioè abbiamo detto che queste persone in età da lavoro evidentemente si muovono dalla campagna e vanno nella città, ovviamente non possono portare figli con sé, cioè non ovviamente, voglio dire, dovrebbero poter portare figli con sé, ma non possono perché i figli non hanno la Hukou, appunto, quindi non hanno il diritto di andare a scuola. Quindi, però, a questo punto è un dato di fatto, ci sono anche i bambini in città, quindi dobbiamo in qualche modo risolvere questo problema dei bambini che devono andare a scuola, ma non sono bambini come gli altri, sono un po' meno bambini degli altri.
perché hanno, vengono dalla campagna. Allora, in questa quindi situazione, no, di problematiche sociali, avete visto, piuttosto diffuse, estese, da parte dei Mingum stessi, siccome abbiamo detto viene dagli anni 80, insomma, quindi sono già due generazioni, ci sono delle istanze, comincia una cultura, è cominciata già una cultura, e cominciano delle istanze culturali, di soggettività di questa categoria. Per esempio come questa canzone che quando è uscita qualche anno fa, diciamo qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, il mio nome è Jing Feng, di questa Mingum, lei stessa, questa Duan Yu era una Mingum che andava a lavorare come insegnante, perché i Mingum sono anche insegnanti, possono anche fare gli insegnanti, insegnanti precari cosiddetti, no? Quindi era da fare insegnante in una scuola di Mingum, e in questa scuola di Mingum aveva avuto questa ragazzina che si chiamava Jing Feng, e che diceva, io sono, anche lei era Mingum, e diceva, mi chiamano sorella operaia, Tagun Jie, ma io ho un nome, il mio nome è Jing Feng. Questa recriminazione, questo chiedere di avere un nome. Questa canzone è stata ha avuto molto successo, proprio tra i Mingum, ed è diventato un po' l'emblema della cultura Mingum. Tanto che esiste questo sito, se poi volete, io adesso qua a casa funzionava, a casa mi funziona, qua non funzionava, comunque tashanchang.org.cn, dove ci sono tutte le canzoni e gli spettacoli anche fatti da Mingum, quindi molto, molto carino. Questo fenomeno, diciamo, gli autori, cioè i Mingum, si esprimono anche tramite tra le forme d'arte, diciamo, oltre che popolare, anche delle forme d'arte alte, tra cui la poesia, che sapete in Cina è l'aspetto più importante, più alto della cultura. Qua abbiamo scelto, insieme a Claudia Pozzana, che ha tradotto queste poesie, di alcune poesie dei poeti Mingum, appunto, abbiamo scelto questa di Ji Zhishui, che era appunto una donna poeta Mingum, lei stessa, ecco. E leggiamo solo questa, giusto per così dare questa suggestione, insomma. Pietre sul bordo della strada, un vento soffiando ci solleva via da terra e ci fa cadere sulla macchina di un'altra città, sulla catena di montaggio. Siamo impregnati di rumori, olio di macchina, nastri rossi e neri, polvere di piombo, ruggine. Siamo battuti, avvitati stretti, allacciati e bloccati. Noi roteiamo velocemente. L'accento d'origine, il grido, il calore delle lacrime ci sfuggono via, fino a non poterci spremere nemmeno una goccia di sudore. Induriamo come pietre, veniamo abbandonati per la strada. Anche se si torna alla terra, non riusciamo più a coltivare cereali. Pietre ininterrottamente accatastate sul bordo della strada, reciprocamente, gomito a gomito, gelo di uno incollato all'altro. Com'è? Allora, no, non sono messi all'indice. E in realtà, adesso guardavo, adesso recentemente, diciamo negli ultimo anno, direi, ultimi due anni, per esempio, se guardi anche le notizie sul telegiornale principale, c'è sempre qualche servizio che parla dei Mingum. Quindi, diciamo, è diventata anche parte proprio dell'analisi del paese. I poeti, in particolare questi, non sono censurati, non c'è nessun tipo di censura su questi poeti, almeno non una censura palese, mi viene da dire, no? È difficile per loro trovare la strada della pubblicazione, ma come può essere difficile per qualsiasi autore emergente, no? Però, diciamo, gli spazi ci sono, ecco.
Chiaro che in questo tipo di poesia entrano delle categorie che sono riconosciute e che sono, non c'è un conflitto, no? Il linguaggio che viene usato è un linguaggio della poesia, che non è un linguaggio del conflitto, ma è un linguaggio della descrizione, descrizione di un'emozione, di una passione. Ecco, qua ci sarebbe tanto da dire, ma insomma, ecco. Vorrei andare su quest'altra questione, che è la penultima, che sono i bambini lasciati indietro. Vi ho detto prima come questo grande flusso di persone, no? Abbiamo visto come questo grande flusso di persone va in città e non porta con sé i bambini. Allora, non li può portare con sé. Allora cosa fa? Li lascia indietro. E così nasce quest'altra categoria di persone, che sono bambini, che si chiamano in inglese left behind children, Liu Shou Arton, e che sono, si considera che siano 61 milioni. Questa è una cifra che tutto sommato trova d'accordo sia quelle, le cifre ufficiali, sia quelle delle associazioni non governative. 61, 63, diciamo, questa è una cifra piuttosto, diciamo, su cui sono piuttosto d'accordo. Left behind children vuol dire quindi che sono bambini, sono il 38% dei bambini residenti in campagna e costituiscono il 22% del numero totale dei bambini in Cina. Quindi il numero totale dei bambini comprende quelli della città e quelli della campagna. Tra tutti questi loro sono il 22%. Quindi questi sono dati invece della All China Women's Federation Research Group del 2013, ma la situazione non è tanto diversa. Quello che ci interessa è che di questi left behind children, l'89,3% sono affidati ai nonni, il 3,3% ad altri parenti, zie, basta. Il 4% a nessuno. Quindi questi sono bambini che sono soli, e sono soli in campagna. Per left behind children si contano bambini dai 0 a 16, quindi queste cifre che vi ho dato adesso sono 0 a 16. Quindi questo 4% è un 4% di 0 a 16 che sta da solo. E cosa vuol dire? Che hanno entrambi i genitori che lavorano in città e sono la maggior parte, diciamo il 47%, oppure solo il padre, 36%, oppure solo la madre, il 17%. Spesso questi genitori lavorano in città, ma non nella stessa città. Quindi il genitore, magari la madre lavora da una parte, il padre da quell'altra, e loro stanno a casa con i nonni. Io per questo, anche perché prevedevo che questo ci fosse un po' di calo d'attenzione, giustamente, quindi vi ho preparato un video. Un video che è, aspetta che devo vedere se è questo o quell'altro, perché sono, in realtà sono due, vi avevo promesso due video. Allora questo è, ok, quell'altro, è questo, ecco qua, dove si vede anche l'intervista a dei bambini. E dopo ne parliamo. During the school year, 11-year-old Yang Tianmei starts her day at 5 a.m. Just before daybreak, Tianmei and her middle sister finish their homework and set off for school. The path to school takes an hour. Rain has made the rocks slippery, but they charge ahead, determined not to miss the bell. While Chinese children elsewhere often dread going to class, for Tianmei, school is a haven. It's because here, for a few hours every day, she gets to be a child. Tianmei lives in Xiaqing, in southwestern China's Guizhou province. This is one of China's poorest regions. Many of the adults have fled down the mountain in search of work, leaving their children behind. Tianmei last saw her parents almost 10 months ago, when they came home for their annual Chinese New Year visit. After that, they left again to find work in the provincial capital. Now, Papa is in Guiyang. 妈妈，我现在不知道了。
With her parents gone, it often falls to Tian Mei and her siblings to run the household. 那你那个时候是几岁啊？学做饭的？那时候是六岁。 According to the All China Women's Federation, more than 60 million Chinese children have been all but abandoned by their parents. Typically, they are left with grandparents who are often too busy or too old to care for them. The burden can take an emotional toll. 那你不是觉得很伤心呢？他父母亲不在吗？不觉得。不觉得？嗯。然后晚上呢？晚上他不在，你都不害怕吗？不害怕。 Nearby, Tian Mei's cousin, 10-year-old Yang Hailian, is unusually upbeat. Her parents recently bought a new house and have come back early for Spring Festival. This time, they plan to stay for a few months before heading off again. 我们那个是流动人口的，哪里都住，不一定。不一定，我们哪里可以工资高一点，我们就去哪里，我们不一定做一个地方。 For most of the year, Hailian and her younger sister live with their 76-year-old grandfather. His ailing health means they mostly fend for themselves. He is also illiterate, which means he can't help them with their homework. Part of that homework involves keeping a diary. Today, her diary entry is a happy one. 今天下午我和杨甜美们回来，我们来到新家，我看见厨房冒烟了，觉得是爸爸们回来了。我一看，有个站在房子的门，原来是妈妈。终于盼到这一天，我很高兴，急忙跑过去，到了新房子，爸爸就给我买了吃的，我很喜欢，我觉得今天很高兴。The local teacher says Hailian is one of the school's star pupils, but her father is dismissive. 这小地方还可以一点，如果进那大地方的话，像这些成绩就不算满意了。Economic realities mean Hailian is likely to sacrifice high school and college to take up low-paying work in the city. But it won't be the largest sacrifice the family has made. Several years ago, Hailian's 3-year-old brother wandered off and drowned in a nearby pond. It's the same pond where Hailian and Tian Mei go to wash clothes most days. Hailian's father, who was gone at the time, says his son died of an illness. He tries to downplay the significance of his son's death. 你现在为了那个事情，现在还是很觉得很难过吗？ 不难过。 After so many months apart, homecomings like this may not be purely happy affairs. Even so, Yang Tian Mei dreams of the day her own parents return. 那天晚上，我一直睡不着，然后做了一个梦，然后听见像爸爸的声音一样。那你爸爸的声音，他说什么呢？他没有说什么。In the meantime, she copes by going in the opposite direction of her parents. 如果不开心的话，可以上山去，然后就会开心一点了。This is Andrew Brown in Xiaqing for the Wall Street Journal. 哎，哥。 Quindi questa è una delle varie interviste che potete trovare in rete sui bambini, sui Left Behind Children. Questa è fatta dal Wall Street Journal, però ce ne sono anche molte fatte dalla Cina stessa, cioè soprattutto l'argomento bambini, diciamo, è un argomento che è molto, insomma, popolare, cioè, non dico popolare, però interessa molto, ecco.
Ma non solo i bambini. Quello che mi interessava, non vi ho chiesto, ma immaginavo, insomma, capite tutti in inglese, no? Quindi avete capito, ecco quello. Quello che mi interessava che vedeste in questa situazione era un po', vabbè, intanto l'ambiente rurale, insomma, che è molto diverso da quello dove andrete voi, ma è anche molto diverso da quello dove siamo andati noi in campagna, mi viene da dire, no? Non è, insomma. Però molta parte della campagna è proprio così, in realtà. Cioè, in realtà io ci sono anche stata, ci sono nelle campagne di questo tipo, e questo è fatto adesso. Quindi avete visto le stufe, la corrente elettrica arriva se arriva, insomma è una situazione molto, molto difficile. Avete visto i genitori che dicono, loro sono proprio dei Mingun, e loro dicono noi andiamo dove ci pagano meglio, dove troviamo lavoro. Quindi questa all'interno del mondo della migrazione interna ci sono appunto ulteriori sfaccettature, ulteriori differenze che determinano proprio il successo o meno di un percorso migratorio. Avete notato qualcosa di particolare che volete condividere con i vostri compagni rispetto all'atteggiamento anche della bimba o dei genitori, insomma, nell'intervista? Per lei è una cosa normale. Mm? Per la bimba? Sì. Normale in che senso? Ah, il padre? Ah, quello è tabacco, quella è una pipa di tabacco tipica. No, quella è una pipa di tabacco, quelle sono... In effetti non ci avevo pensato a questo aspetto. Bene, grazie, così specifichiamo che quello è tabacco, e almeno di solito diciamo è tabacco, insomma. Però questa pipa lunga è una pipa tipica di quelle zone. Qua siamo nel Guizhou, quindi sono zone, avete visto. Senza dialetto, tanto che la domanda è ma il dialetto? La bambina. Tanto che la domanda è ma il dialetto in realtà che non sia rimasto più nei Gombin che sono andati, quindi i genitori o i nonni che sono andati via a lavorare, e i bambini che non hanno nessuno con cui parlare queste lingue le perdono. Quindi oltre a... Beh, però hanno i nonni, loro lei sta con... Però molto spesso anche adesso vi dicevano che in città anche proprio come Guizhou si parla sempre meno dialetto, e che è rimasto paradossalmente molto di più, per esempio, in chi è andato all'estero a vivere, che non aveva mai imparato l'Europa, e che adesso certo. Il dialetto non è più parlato all'estero che nelle città, certo. Proprio per questo motivo. Certo. Questa è anche un'osservazione interessante, insomma, dal punto di vista linguistico ci sarebbe molto da dire. La poetessa che abbiamo visto prima parla di accenti diversi, no? Cioè, in queste zone forte concentrazione di Mingun, cioè tutte, sostanzialmente le città, eccetera, si parla Putonghua, perché è una lingua franca, no? Quindi, in più, il Putonghua viene visto comunque come una lingua del successo economico, per cui anche i bambini vengono spinti a parlare Putonghua, e quindi questa bambina aveva un ottimo Putonghua, insomma, parlava molto bene. In realtà anche i genitori parlavano bene, probabilmente perché dove stanno, lei da una parte, lui da quell'altra, parlano Putonghua con i loro colleghi di lavoro, come lingua franca. Sì, certo. Quello che diceva lui, che avete notato voi, mi sembra anche molto interessante, cioè questo aspetto che la bambina sembra quasi su un altro mondo, no? Sembra quasi che stia... Però, ecco, secondo me questa è un po' una forma di difesa, perché effettivamente è una situazione molto difficile anche per lei, e però è una cosa che io, insomma, raccolgo interviste di questi bambini, tutti i bambini a cui viene chiesto ti mancano i tuoi genitori dicono no, e lo dicono piangendo. Quindi c'è, lì non è una questione, però ecco c'è una domanda successiva che lui non ha fatto, e che è ma ti mancano i tuoi genitori? E la risposta è no. Ma vorresti andare con loro? No, perché se andassi con loro sarai un peso. Allora qua entra
invece un aspetto del rapporto genitori-figli, dove il figlio ha un estremo xiao shun nei confronti del padre, un'estrema venerazione nei confronti del genitore, per cui sa che il genitore sta facendo questa cosa per lui e sa che in futuro lui farà lo stesso per il genitore una volta che diventerà vecchio, anziano e non più autosufficiente. Quindi sa che è una situazione temporanea e che quello adesso è il suo ruolo di figlio e deve essere bravo, non deve piangere, non deve dire che ha paura la notte, per dire. Ci posso fare anche un altro esempio? Perché lei dice no, però in realtà le manca. Però se si potrebbe, se uno volesse, potrebbe anche analizzare i bambini che sono lasciati indietro dai genitori che sono andati all'estero, per cui che i genitori non hanno mai portato. Io faccio un esempio che conosco, la mia morosa è cresciuta per 10 anni in Cina senza mai conoscere i suoi genitori, per cui i suoi genitori erano i nonni. Se lei fosse stato chiesto, ti mandano i tuoi genitori, anche lei avrebbe detto no, perché non conosce, perché i genitori sono i nonni. Mm. Tanto che quando viene qua, quando è venuta qua, è uno shock, perché è come andare a vivere con gli sconosciuti. Quindi dopo si chiede anche... C'è anche quell'aspetto... Io da dove appartengo? Appartengo a voi, siete i miei genitori o no? Certo. C'è l'aspetto del riconoscere la famiglia, insomma, le figure importanti della famiglia. Mm. Ecco, quindi queste sono gli aspetti proprio, diciamo, un po' critici, insomma, di questa situazione. Bene, allora io finirei qua perché avremo anche... Vogliamo vedere anche l'altro? No, per facile l'indirizzo. Ok, ve lo lascio. Allora, questo però è in cinese. Allora, questo perché il passo successivo, diciamo, delle scuole dei bambini lasciati indietro sono quelli che invece vanno con i genitori. Cioè, cosa fanno? Se avete tempo, vabbè, 10 minuti però, è troppo. Chiedo a chi sta facendo la registrazione. Possiamo andare un po' oltre o dovete scattare? 10 minuti? Allora, questo però è in cinese, quindi allora questa è un'intervista che è un po' come quella che ho fatto io nella... in Cina, a Pechino. Questo non è Pechino, però ecco. Ok, no, questo è Pechino, sì, è una scuola molto simile a quella dove sono andata io a fare le interviste. Allora, ed è una situazione molto simile. Quindi, cosa succede al bambino quando, cioè ai bambini Mingong, quando invece vanno in città? Quindi, lasciamo la bambina, quella là, è rimasta in città, è rimasta in campagna, questi invece vanno in città. Allora, qua. Vi farei notare, questo è molto bello perché ha la possibilità di vedere le immagini, anche la differenza della situazione tra la campagna e la città. Questa è una scuola alla periferia di Pechino, dove in una zona intermedia tra la città e la campagna, quindi è un nuovo luogo. E si presenta come la scuola tradizionale, quindi con l'alzabandiera, la raccolta dei bambini in cortile la mattina. Gli edifici sono, vedete, relativamente moderni, insomma. Sono... Se vedete però, ecco, una cosa che si nota, non c'è riscaldamento. In Pechino, l'inverno si va anche su piedi, oppure c'è la stufina. Ecco, lui sta raccontando appunto che qua vengono i bambini che sono figli di quelli che vengono a Pechino a lavorare. E dice: questi sono bambini tutto sommato fortunati, perché noi li prendiamo nella nostra scuola. Ah no, questo è del 2013. Sì. E questa è una scuola che è stata fatta nel 99, molte scuole sono nate negli anni 90 e poi nel 99, 98-99 c'è stata una grossa ondata di chiusura perché non erano considerate regolari. Quindi le scuole venivano chiuse perché non rispondevano a certi criteri proprio di abitabilità. E anche i professori, infatti una delle cose che sta chiedendo questo intervistatore
chiederà insomma è i professori come vengono arruolati, no? Quindi c'è tutta una questione anche legata proprio a chi insegna in queste scuole. Spesso chi insegna in queste scuole sono essi stessi Mingong. Ecco, qua sta raccontando di quando c'è stata la SARS, appunto c'è stato il problema che i bambini Mingong venivano identificati come anche veicolo di infezione e quindi venivano lasciati fuori anche per quello, cioè si voleva creare una distanza perché c'era paura di che potessero diffondere la malattia. Dice, i genitori quando poi da qua tornano nella campagna, portano i bambini indietro, come fanno? Poi si riscrivono nella scuola della campagna? E lui dice, finora non c'è mai capitato. Cioè non è mai capitato che nessuno che da lì tornasse poi nel paese di origine. Cioè nella città. Cioè questi che sono qua sono persone che hanno, insomma, magari hanno qualcuno nel villaggio, però i nonni non riescono a stare dietro a questi bambini, non hanno le competenze, non hanno le forze. Tutte le scuole, per essere a norma, devono avere un cortile che contiene tutti i bambini della scuola e devono avere tutte quelle attrezzature sportive, il canestro, il tavolo da pallavolo e anche il tavolo da ping pong. Ecco, questi poi hanno la mensa, che è una buona cosa, perché almeno non si fanno da mangiare. Quan Bo, questa è la... Queste sono loro, gestiscono tutte le scuole, hanno questi altoparlanti dove si manda la musica o fanno visi. Questo è molto importante, sta spiegando cosa fare in caso di incendio, che cosa si deve fare in caso di incendio. Quindi diciamo l'educazione anche alla sicurezza è una di quelle materie che il governo vuole che venga messa nei programmi anche dei bambini del Congo. Quelli che non ce l'avevano dovevano chiedere. Questa lezione di scrittura, anche voi fate così in classe, no? L'uscita, bella in ordine. Non è che lo faccio, non è che lo faccio.
Ecco, questa è l'intervista al professore, molto interessante, al maestro, questo è molto interessante. Dice, tu sei appena laureato? Dice, sì. Dalla Zhongguo Minzu Dashi. Ed è laureato in pedagogia, senza formazione. Cioè che lui ha risposto a questo annuncio che ha visto online, quindi si è rivolto alla scuola che stava cercando maestri e quindi si è andato lì, ha fatto colloquio. E qua gli sta dicendo, gli sta chiedendo se ritiene il suo stipendio giusto, insomma, per il lavoro che sta facendo. Lui dice sì, mi basta per mangiare, per vivere, eccetera. In realtà molti di questi insegnanti vivono proprio dentro la scuola, negli spazi dedicati agli insegnanti. E dice, ma sei abituato bene, insomma, ti trovi bene in questo genere di vita? Lui dice, sì, abbastanza bene, dice, dopo tutto non è molto diverso dalla mia casa dal paese da cui provengo. Quindi lui stesso è uno che viene non da Pechino e la situazione è lui. Qua sta spiegando appunto quest'area, questa è la sala mensa, insomma la cucina. 15 metri quadri. Quanto prendete? Dice, ma più o meno 600 yuan. Sì, è la mensa. La fortuna di andare a visitare una struttura, una scuola, un'azienda, un ospedale, qualcosa, e molto facilmente vi faranno un rituale, no? Che può essere, come in questo caso, i bambini che cantano una canzone. In un'azienda sarà un banchetto, quindi questo modo di dare il benvenuto allo straniero che le persone esterne sono che viene all'ospite. No? Con dei canti, ecco, sì, è la stessa cosa, esattamente. Sì, ecco, quindi questo per far vedere un po', ecco, le differenze che potete trovare. Va bene. Allora, io se non avete domande, osservazioni, mi sembra che non abbiamo tempo. Bene.